Allora, cominciamo adesso a vedere qualche struttura di convertitore PC a C. Abbiamo visto dal punto di vista matematico come dobbiamo approcciare, cioè dato il convertitore, dato un circuito, lo devo caratterizzare dal punto di vista del funzionamento, quindi significa che avrò una particolare configurazione dove ci saranno interruttori e elementi passivi e avrò delle forme d'onda che dovrò sviluppare in serie di Fourier per capire che tipo di forma d'onda sto generando e come posso intervenire per controllare e eventualmente per limitare la distorsione. Noi in realtà, se ricordate, avevamo già fatto un primo convertitore di C a C ed era un convertitore che in realtà avevamo denominato DC-DC in quattro quadranti, che era il ponte d'H, lo ricordate, l'ultimo convertitore DC-DC che abbiamo fatto, ma poiché è un convertitore che è in grado di generare in uscita, di alimentare un carico con una tensione positiva e una tensione negativa, una corrente positiva e una corrente negativa, di fatto può essere utilizzato anche per alimentare dei carichi in alternato. Prima però di arrivare al ponte ad H, vediamo questa come struttura, che è la struttura più semplice, il convertitore DC a C più semplice. Va bene? È costituito, se ricordate come è fatto il ponte ad H era fatto da due rami di ponte, in parallelo con il carico che era derivato dai due poli centrali. Qui invece che cosa ho? Ho un condensatore in ingresso, questo condensatore, come sapete, ce lo mettiamo sempre per significare che è una tensione costante, perché tutti i discorsi che facciamo li facciamo considerando sistemi a tensione impressa. Ricordate, tensione impressa significa tensione costante, quella rimane costante e non cambia. Realmente può cambiare in funzione della effettiva potenza prevalente o meno della rete, del banco di condensatori che metto, però diciamo se varia e varia sensibilmente significa che ho sbagliato qualcosa a livello di progettazione. Quindi ho una tensione stabilizzata in ingresso, poi ho al posto di uno dei due rami di ponte ho due capacità che in realtà sono posizionate esattamente come il ramo di ponte, che lo trovo a questo punto, lo trovo dall'altra parte. Quindi è una struttura più semplice rispetto a quella che avevo visto con il ponte d'H, in cui viene sostituito un ramo con due capacità. Queste due capacità sono messe in serie, la serie è messa in parallelo rispetto all'ingresso e nel punto centrale derivo il mio carico. Va bene? Alcune considerazioni. Devo fare in modo, affinché questo funzioni come voglio, che queste due capacità siano esattamente uguali. Innanzitutto io come voglio che funzioni? Io voglio alimentare questo carico, ad esempio, con una forma d'onda di tipo alternativo. La sinusoide, abbiamo detto, al momento me la scordo. Quindi, ad esempio, posso immaginare di alimentarlo con una forma, con un'onda quadra. Va bene? Un'onda quadra significa che dovrò fare in modo di ottenere attraverso la modulazione di questi interruttori una semionda positiva e una semionda negativa, le cui aree sono esattamente uguali, perché se voglio alimentare con una forma d'onda alternativa il valore medio deve essere nullo. Quindi se io mi fisso un periodo, ad esempio il periodo di 20 millisecondi, 50 Hz, mi fisso questo come periodo di riferimento per la mia forma d'onda, quindi la tensione con cui vado ad alimentare il carico, e devo fare in modo che questa forma d'onda sia simmetrica rispetto a quest'asse. Ad esempio, con un duty cycle pari al 50%, faccio in modo che l'area, quest'area qui, sia esattamente uguale a quest'area qui. Va bene? Allora, per ottenere questo tipo di alimentazione, devo fare in modo, come vedremo, che questi due condensatori siano esattamente identici. Identici significa uguale capacità, perfettamente uguale, caricate allo stesso modo. Allora, idealmente, se queste due capacità sono uguali, lasciamo stare per il momento quello che c'è dopo, le metto in parallelo a un'altra capacità con una tensione Q con S,
Se le due capacità sono uguali e sono messe in serie, la tensione si ripartirà in parti uguali tra la capacità superiore e quella inferiore. Quindi significa che qui avrò V con S mezzi e V con S mezzi. Quindi la tensione si ripartisce esattamente in maniera uguale tra la capacità superiore e la capacità inferiore. Cosa importante quindi è vedere che rispetto a questo punto, che è il punto di derivazione del carico, ho la capacità di sopra che è sottoposta a una tensione, sono spento la luce, V con S mezzi, e l'altra V con S mezzi. Spendo la luce. Da quest'altra parte ho il mio ramo caratterizzato da due interruttori, quello superiore e quello inferiore. Ovviamente ricordate sempre i diodi di libera circolazione servono a far circolare la corrente nel momento in cui la corrente non attraversa l'interruttore che in quel momento è chiuso, quindi mi permettono di evitare di interrompere una corrente di tipo induttivo, anche se qui sto facendo il caso di tipo resistivo. Allora, come funziona questo convertitore? Funziona come un convertitore DC a C. Allora, innanzitutto DC ingresso assodato, riesco a generare una tensione in alternata. Allora, cosa succede? Se chiudo questo interruttore e apro questo, vedete, questo punto io lo collego a questo potenziale. Va bene? Se invece chiudo questo interruttore e apro questo, questo punto lo collego a questo potenziale. Quindi in funzione dell'interruttore che io vado ad aprire o chiudere, riesco a ottenere più V di C mezzi meno V di C mezzi ai capi della resistenza, in questo caso nel mio carico. Quindi riesco ad avere una tensione che, andando ad alternare la modulazione fra questi due, è positiva, se questo è il mio segno positivo della tensione, quando chiudo questo interruttore apro questo, negativa quando chiudo questo interruttore apro questo. Quindi basta che vado a controllare questi due interruttori con una logica di controllo che prevede innanzitutto la mutua esclusività fra i due interruttori. Ricordate, i rami, gli interruttori sul ramo non vanno mai chiusi insieme, ok? Quindi basta che vada a generare una sequenza di segnali di apertura e chiusura in modo tale che, per fissato il mio periodo di riferimento, 20 millisecondi, quello che sia, per metà di questo periodo, 10 millisecondi, chiudo l'interruttore di sopra e apro quello di sotto, per l'altra metà, gli altri 10 millisecondi, apro quello di sopra e chiudo quello di sotto. Se così faccio, la mia tensione è questa qui, ottengo una tensione sul carico che è una tensione tipo alternativo che varia fra più V di C mezzi e meno V di C mezzi. Ok? Su questa tensione, se vado a calcolare il valore efficace applicando la formula che abbiamo visto prima, quindi vado a fare l'integrale molto semplice perché sono, vedete, una grandezza di tipo costante, quindi sono valori costanti, se mi vado a fare tutti i calcoli esce un valore efficace di questa forma d'onda pari a V con S mezzi. Però diciamo che abbiamo visto che più che il valore efficace della forma d'onda così com'è distorta, perché poi alla fine se io voglio alimentare con una sinusoide, questa non è la sinusoide con cui vorrei alimentare il motore. La cosa interessante è vedere lo sviluppo in serie di questa forma d'onda. Allora, se faccio lo sviluppo in serie, posso sfruttare le simmetrie, va bene? Le simmetrie sono, vedete, questa sicuramente, se la vado a caratterizzare sul quarto dispari, questa è una funzione che sicuramente è simmetrica sul quarto dispari, quindi più y mezzi meno y mezzi. Per cui posso sfruttare la simmetria sul quarto dispari, i termini a con n sono uguali a 0, i termini b con n pari sono uguali a 0, rimangono diversi da 0 solo i termini b con n dispari, va bene? Se vado a fare lo sviluppo in serie, praticamente mi fisso questo primo termine, lo sviluppo in serie, il termine b con n dello sviluppo in serie a quanto sarà? Ovviamente mi devo dividere l'integrale in due parti, perché la funzione, vedete, cambia di valore da meno pi greco mezzi a 0 e da 0 a più pi greco mezzi.
devo andare a fare l'integrale della funzione da meno pi greco mezzi a zero del valore della funzione. Quant'è la funzione? Meno q di c mezzi, q con s mezzi, quindi t, più l'integrale da zero pi greco mezzi di v con s mezzi in dt, ok? Va bene? Ovviamente c'è poi il termine, scusate, seno di n omega t, seno di n omega t, avevo dimenticato la componente sinusoidale. Andando a fare i calcoli, ovviamente q con s lo posso portare fuori dall'integrale e quindi rimane 2 su pi greco q con s mezzi per l'integrale di meno seno di n omega t da questa parte e qui rimane l'integrale da 0 a pi greco mezzi di seno di n omega t. Va bene? L'integrale di meno seno n omega t quant'è? Integrale di meno seno è così, quindi significa che ho dato fuori il termine costante q con s mezzi, qui c'è il segno meno davanti, quindi significa che rimane 1 su n, perché vedete l'argomento n omega t, 1 su n coseno di n omega t da meno pi greco mezzi a 0 più quest'altro pezzo di integrale, integrale di seno n omega t, questa volta è meno 1 su n coseno di n omega t fra 0 e pi greco mezzi. Se vado a fare questa integrale, 1 su n lo posso portare fuori, vado a calcolare fra questi due valori, praticamente viene 1 coseno di pi greco mezzi è 0, quindi viene 1 termine di con n, abbiamo detto 2 su pi greco lo metto in evidenza, q con s mezzi lo metto in evidenza, 1 su n lo posso portare fuori, qui dentro rimane coseno di 0 che è 1 meno 0, perché viene coseno di pi greco mezzi, coseno di pi greco mezzi che se è positivo o negativo è sempre 0, meno coseno di pi greco mezzi che è sempre 0 più, perché meno per meno è più 1, quindi alla fine pi con n sarà uguale a 4 su pi greco per v con s mezzi per 1 su n, ok? Questo è il termine b con n, è il termine dello sviluppo in serie, quindi vado a sostituire il termine b con n all'interno dello sviluppo in serie di Fourier. Lo sviluppo in serie dice che la tensione in uscita, lo sviluppo in serie della tensione in uscita, è la sommatoria, ovviamente solo gli indici dispari, perché abbiamo detto che è simmetrica sul quarto dispari, quindi 1, 3, 5 a infinito, di questo che è il termine b con n, che è questo qui, per seno di n omega t. Questo è lo sviluppo in serie di quella forma d'onda. Va bene? Quindi significa che se voglio andare a calcolare la fondamentale della tensione, quindi l'armonica fondamentale, la prima armonica, scusate, vado a caratterizzare questo sviluppo in serie per n uguale a 1. E quindi per n uguale a 1 il modulo della sinusoide è 0,45 v con s, cioè significa che questo convertitore mi consente di avere in uscita una tensione la cui ampiezza è pari a circa la metà della tensione in ingresso. Va bene? Questo è importante, ricordiamocelo, perché poi quando faremo le caratterizzazioni con gli altri tipi di convertitori vedremo che il guadagno che ottengo in termini di tensione, i valori di tensione in uscita sono diversi e questo mi comporta poi delle problematiche sul carico. Cioè, significa che diciamo ho uno sviluppo in serie della tensione che mi permette di avere in uscita una sinusoide che ha circa come ampiezza circa la metà
del valore della tensione in continua che avevo in ingresso. Se ad esempio il mio carico non è più di tipo resistivo, perché nel caso di carico resistivo ovviamente la corrente è esattamente in fase con la tensione, se il mio carico è di tipo ohmico-induttivo, ovviamente avrò, come vediamo, una corrente che sarà sfasata rispetto alla tensione, quindi non sarà più, non seguirà più l'andamento della tensione, ma avrà un andamento, un qualsiasi andamento, qui vi dico pseudo-sinusoidale, comunque sarà un andamento che non sarà in fase con la tensione. Come faccio a calcolare il valore della corrente? Allora, potrei scrivere il modello, risolvere le equazioni e così via, però posso andare a sfruttare uno dei principi che in elettrotecnica viene molto utilizzato, che è quello, il principio della sovrapposizione degli effetti. Cioè, se io ho un circuito tipo RL e lo alimento con una tensione sinusoidale, con una certa pulsazione, io avrò una corrente che sarà una corrente sinusoidale sfasata della stessa pulsazione della tensione, del mio forzamento. Se io forzo quel circuito con la somma di due sinusoidi, una ha una pulsazione e una ha una pulsazione tripla, applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, quello che otterrò come corrente saranno due contributi, uno alla pulsazione omega e l'altro alla pulsazione 3 omega, ad esempio. Quindi significa che come se fossi la somma di n circuiti, ognuno alimentato a una certa pulsazione. Quindi la fondamentale della tensione fa circolare una corrente che sarà alla pulsazione della fondamentale. La terza armonica di tensione mi farà circolare una corrente che sarà sincrona, sarà isofrequenziale rispetto alla terza armonica. La quinta e così via. Quindi alla fine vado a fare la somma delle tensioni e delle correnti e ottengo lo stesso effetto. Questo lo posso fare sfruttando, come sapete, il principio di linearità dei circuiti e quindi applicando il principio di sovrapposizione degli effetti. Quindi che cosa posso dire? Alla fine, se questa è la tensione, io posso andare a definire sul valore dell'impedenza un'impedenza all'armonica che mi permette poi di andare a calcolare tutte le correnti. Cioè, se ad esempio ho un circuito di tipo, di questo tipo, di tipo RL, e lo alimento una volta con V con 1, una volta con V con 3, una volta con V con 5, abbiamo detto che avrò delle correnti che avranno una frequenza che sarà corrispondente alla tensione che sto forzando a livello di frequenza. Quindi posso andare a definire un'impedenza equivalente all'armonica, che sarà pari a che cosa? L'impedenza alla prima armonica a quanto è uguale? Sarà uguale a R più J per X, dove questo X a quanto è uguale? Se è un circuito di tipo RL, quanto è uguale? R più J omega L, ok? Quindi alla fondamentale, se sto forzando con una tensione che ha una pulsazione omega, significa che l'impedenza sarà questa impedenza qua, R più J omega L. Se sto forzando con la V con 3, la terza armonica di tensione, l'impedenza quale sarà? La resistenza, diciamo, trascuriamo tutti gli effetti pelle, quelli legati alla pulsazione, la resistenza non cambia, rimane quella. La reattanza cambia, quindi qui avrò una impedenza di terza armonica che sarà uguale a R più J 3 omega con L, ok? Se alimento, forzo con la quinta armonica, avrò un'impedenza equivalente di quinta armonica che sarà R più J 5 omega L. Proprio perché abbiamo detto sfruttiamo il principio di linearità dei circuiti, posso andare a definire una impedenza all'armonica che sarà uguale a R più JK omega per L. Ok? Questa relazione che cosa mi dice? Mi dice che posso andare a calcolare le correnti alle armoniche sfruttando direttamente l'impedenza.
La corrente a quanto è uguale? Se considero, anziché le forme distorte, le considero come sommatorie di sinusoidi, sia di tensione che di corrente, allora posso dire che la corrente di prima armonica a quanto è uguale? La tensione di prima armonica diviso l'impedenza di prima armonica. La corrente di terza armonica sarà uguale alla tensione di terza armonica diviso l'impedenza di terza armonica. In generale, posso dire che la corrente sarà uguale al rapporto fra le armoniche di tensione e le armoniche, scusate, di impedenza. Rapporto fra tensione e impedenza. Cioè significa che alla fine, vedete, questa è l'impedenza all'armonica. Se vado a calcolare il valore di questa armonica, compare al denominatore, quindi la corrente la posso andare a definire U con K diviso Z con K. Se vado a calcolare il modulo, guardatela qui, tanto quella è l'equazione esplicitata con lo sviluppo in serie. Se io vado a calcolare il modulo di questa corrente, che cosa noto? Che a prescindere dal valore di V con K, man mano che aumenta l'ordine di armonica, che succede? L'impedenza che fa? Se qui vado a calcolare i moduli, quindi vado a calcolare il modulo dell'impedenza, cosa succede man mano che aumenta l'ordine di armonica? Il modulo dell'impedenza che fa? Aumenta. Il modulo dell'impedenza aumenta perché aumenta la parte reattiva, quella della reattanza. Quindi significa che alla prima armonica io avrò una corrente che sarà sfasata di un certo angolo rispetto alla tensione. Man mano che aumenta l'ordine di armonica, se vado a considerare lo sfasamento fra tensione e corrente, cosa noterò? Se io lo valuto alla prima armonica ci sarà uno sfasamento, se lo valuto alla quindicesima armonica, che noterò secondo voi? Questo rimane uguale o cambia se aumenta l'ordine di armonica? Questo rimane uguale, R rimane uguale. La reattanza rimane uguale o aumenta? Aumenta. Quindi vedete un primo effetto che vedo, che man mano che aumenta l'ordine di armonica ha un comportamento sempre più induttivo, cioè la reattanza comincia a essere preponderante rispetto alla parte attiva. A un certo punto questo diventa trascurabile rispetto a questo. Quindi significa che se vado a calcolare lo sfasamento fra tensione e corrente alle armoniche, questo sarà sempre più in quadratura, arriverà a un certo punto che sarà la parte reattiva preponderante rispetto a quella attiva, che sarà addirittura trascurabile. Quindi un primo effetto è che alle armoniche la corrente sarà praticamente in quadratura rispetto alla tensione. Un altro effetto è sul modulo. Man mano che aumenta l'armonica, poiché aumenta la reattanza, il modulo dell'impedenza aumenta. Ok? Quindi significa che se anche ho tutte armoniche di tensione uguali, la prima armonica, terza armonica, quinta armonica, se vado a vedere le armoniche di corrente, che cosa noterò? Immaginate di avere tutte armoniche uguali di tensione. Prima armonica uguale alla terza armonica, uguale alla quinta armonica, uguale alla settima armonica. Se vado a vedere le armoniche di corrente, cosa noterò? Sono uguali anche le armoniche di corrente? No, scendono mano a mano, perché aumenta Z, aumenta il valore del modulo dell'impedenza all'armonica. Questo aumenta sempre di più, per K che tende a infinito, questo tende a infinito, tende a un valore molto grande, cioè significa che, l'abbiamo detto, lo sappiamo, un carico di tipo ohmico induttivo, abbiamo detto che si comporta come filtro passa basso, e significa proprio questo, cioè che le armoniche di corrente alte le taglio perché le abbatte l'impedenza. Cioè la centesima armonica di tensione vedrà un'impedenza altissima, quindi la corrente di centesima armonica, fermo restando che pare che non c'è, centunesima armonica, sarà trascurabile perché avrà un valore di impedenza elevato, per cui l'impedenza è molto alta, anche se il valore dell'armonica è uguale a quello della prima, della fondamentale, la corrente che circola sarà molto più bassa perché quel forzamento di tensione a quell'armonica vedrà un'impedenza altissima. Questo è il motivo per il quale poi i carichi, il filtro, il principio del filtro è questo,
man mano che aumenta l'armonica, l'ordine dell'armonica, aumenta l'impedenza e quindi la tensione, vedendo un'impedenza molto alta, la corrente che mi circola sarà molto più bassa. Quindi tutte le armoniche di corrente alte vengono già filtrate per il fatto che ho un'impedenza all'armonica elevata. Va bene? Sulla prima è così, sulla prima quindi avrò un angolo di sfasamento in cui probabilmente sarà preponderante la resistenza, la parte attiva rispetto alla parte reattiva. Man mano che aumenta l'ordine armonico ho due effetti. La corrente tende ad andare in quadratura rispetto alla tensione, perché la reattanza cresce molto velocemente e la resistenza rimane costante. Il modulo della impedenza cresce sempre di più con l'ordine dell'armonica e quindi offre un'impedenza sempre più elevata ad alti ordini di armoniche di tensione. Quindi significa che alla fine la corrente che circolerà sarà sempre via via decrescente. Se questo lo associate al fatto che poi anche le armoniche di tensione, come vedremo quando andremo a studiare le modulazioni, avranno dei moduli che via via decrescono, associate a delle impedenze che invece aumentano con l'ordine d'armonica, fanno sì che le correnti, quando vado ad alimentare un carico ohmico-induttivo con una tensione anche molto distorta, se il carico è di tipo ohmico-induttivo, la corrente tende a pulirsi proprio per l'effetto passa basso dovuto al fatto che il carico, l'impedenza sul carico, offre un valore maggiore all'aumentare dell'ordine dell'armonica. Quindi ricordate questi due effetti importanti. La corrente che tende ad andare in quadratura con armoniche e ordine superiori e il modulo dell'impedenza all'armonica che cresce con l'ordine dell'armonica. Sono due effetti che poi vi ritroverete quando andrete a fare la caratterizzazione, l'analisi di qualità, di rendimenti, di convertitori e così via. Però diciamo nel caso nostro specifico io posso andare banalmente a ricavare poi il valore della corrente, come vedete, con sfruttando lo sviluppo in serie della tensione diviso il modulo, questo è il modulo di impedenza, vedete? Radice quadrata di R quadro più N omega L al quadrato, è il modulo di quella Z, di questa qui. Perché per ricavare il modulo della corrente ovviamente devo dividere rispetto al modulo dell'impedenza. Lo sfasamento, questo sfasamento diventa sempre più accentuato man mano che salgo l'ordine dell'armonica. Questo è il primo sistema, come vedete abbastanza semplice, sviluppo in serie semplice perché i valori sono costanti, questo è il risultato dello sviluppo in serie, questo è il valore della corrente, che ho nel caso di caso ohmico-induttivo. Quali sono vantaggi e svantaggi di questo convertitore? Allora, il vantaggio è sicuramente che è molto semplice, perché in realtà riesco a ottenere una sorta di convertitore a quattro quadranti avendo semplicemente un ramo di punto. Svantaggi. La tensione qui io la immagino uguale, VDC mezzi e VDC mezzi. Il problema è che quella tensione non si mantiene mai nella realtà effettivamente ripartita in due parti uguali. Per far sì che sia ripartita in due parti uguali, queste devono essere effettivamente capacità gemelle. Allora, le capacità uguali, in termini di capacità, in termini di impedenze interne, di parametri parassiti, non le troverò mai. Ci sarà sempre una piccola differenza fra una capacità e l'altra. E se le metto in parallelo non ho un grosso problema. Se le metto, quindi, se le sottopongo alla stessa tensione non ho grossi problemi. Se le metto in serie, la ripartizione di tensione fra l'una e l'altra risente delle piccole differenze che ci sono fra una capacità e l'altra. Ripeto, cosa che non vedo se le metto in parallelo. Se le metto in parallelo, equalizzo le tensioni e stabilizzo, non ho problemi. Se le metto in serie, invece, si creano dei disallineamenti. Quindi se ad esempio si comincia a scaricare più una rispetto all'altra, allora porto questo punto o verso V con S o verso lo zero. Quindi significa che poi ottengo un'asimmetria della forma d'onda. Quindi immagino di avere una forma d'onda a valor medio nullo, in realtà poiché questo punto si sta spostando un po' verso alto, quindi la tensione sotto cresce rispetto a VDC mezzi e la tensione sopra decresce per l'asimmetria che ci sono nei condensatori,
allora significa che sto avendo una forma, sto generando una forma d'onda di tensione a valor medio non nullo. Quindi alla semplicità è legata anche la difficoltà nell'ottenere effettivamente una ripartizione delle tensioni così come voglio. E infatti questo tipo di convertitore si utilizza solo per la piccola potenza, per la bassa potenza, dove poi le caratteristiche di carica dei condensatori, cioè non li scarico in maniera troppo violenta, li scarico, li tengo quasi sempre carichi, quindi stabilizzati, ma quando salgo di potenza questo non va più bene. Se salgo di potenza faccio questo, che è quello che già conoscete, per ponte ad H, che mi risolve il problema. Si complica la struttura, perché vedete, devo aggiungere un altro ramo, però di fatto mi elimino il problema della ripartizione della tensione sulle due capacità. Le due capacità non ce le ho più, ho solo la capacità in ingresso, e questo l'abbiamo già visto come funziona. Vi ricordate? Posso chiudere questo e questo, e quindi alimento il carico con una tensione positiva. Chiudo questo e questo e alimento il carico con una tensione negativa. L'abbiamo già caratterizzato come convertitore DC-DC. Ma di fatto, andando a generare un'opportuna tecnica di modulazione, anziché avere un'alimentazione in continua, dove cambio il valore medio della tensione, genero una tensione a valore medio nullo. E quindi una forma d'onda di tipo alternativo. Per il momento è un'onda quadra, quindi non è una sinusoide. Poi vedremo, ripeto, come andare anche ad abbattere un po' delle armoniche della tensione per avere una qualità migliore. Al momento mi tengo quest'onda quadra che mi genera una serie di armoniche di tensione, a loro volta delle armoniche di corrente, poi vedremo come limitare questo problema. Però dal punto di vista funzionale, questo l'abbiamo già caratterizzato, ponte ad H funziona come convertitore DC-DC a 4 quadranti e di fatto è un inverter monofase, perché alimenta un carico monofase. Attenzione, perché poi faremo il trifase, che alimenterà invece i carichi trifase, ma sarà un'estensione di questo. Non c'è molto da spiegare, semplicemente il fatto che quando chiudo questo interruttore, la tensione che agisce sul carico, quant'è? È V con S. Vi ricordate quant'era prima la tensione? Su questo qui, quando chiudo questo interruttore, che è più semplice, quello che volete, però quando chiudo l'interruttore di sopra, alimento il carico con V con S mezzi e meno V con S mezzi. Qui alimento il carico con V con S e meno V con S. In teoria ho anche un altro grado di libertà, che prima non c'ho. Posso generare una tensione nulla, posso alimentare il carico con una tensione nulla. Qui il carico non lo posso alimentare con una tensione nulla, perché o chiudo questo, tutte e due non li posso chiudere, non alimenterei il carico con una tensione nulla, farei banalmente un cortocircuito sull'alimentazione. E invece qui ho la possibilità di avere un grado di libertà in più, in effetti ci metto due rami, per cui è normale che abbia anche un grado di libertà in più. Io ottengo due grosse differenze: la possibilità di alimentare il carico con una tensione nulla, che non è poco, vedremo poi, mi servirà, mi sarà molto utile, e il fatto di avere sul carico come tensione massima e minima V con S e non V con S mezzi. Capite bene che se adesso, a parte il valore efficace, vado a fare lo sviluppo in serie di Fourier, quindi esattamente lo stesso rispetto a prima, con la differenza che anziché V con S mezzi c'ho V con S, vedete che ne esce fuori una tensione esattamente il doppio rispetto a quella che avevo prima. Ma è normale che sia così, perché se ho un valore massimo sul carico e V con S, prima avevo V con S mezzi, quindi ho una tensione maggiore rispetto a quella che avevo nel caso di prima. Lo sviluppo in serie è la stessa cosa, la corrente la calcolo allo stesso modo, non cambia molto. Cambia il fatto che ho un'ampiezza della tensione maggiore a parità di tensione in ingresso, e quindi ho la V con S, la VDC, la tensione che ho nel basso DC, è la stessa nell'uno e nell'altro caso. Ma in un caso ho una fondamentale che ha una armonica, una prima armonica, che ha un'ampiezza che pare alla metà di quella che ho nel caso del ponte completo. Mezzo ponte, metà della tensione che ho sul ponte completo. Quindi mi complico, ma ho questi vantaggi.
Secondo voi è un vantaggio, a parità di tensione in ingresso, avere sul carico una tensione maggiore? È un vantaggio o uno svantaggio? Immaginate a parità di potenza. Se io devo erogare una certa potenza sul carico, il fatto di avere una tensione più alta o più bassa, qual è il vantaggio? Avere una tensione, cercare di avere tensioni più alte quando è possibile, o invece è meglio avere tensioni più basse? A parità di potenza, se abbasso la tensione, che succede? Aumenta la corrente. Se non ho problemi di isolamento, è sempre meglio avere tensioni alte e correnti basse, perché le correnti, ricordatevi, generano quel maledetto effetto Joule, che è una dissipazione attiva di potenza attiva che mi perdo e non si trasferisce come potenza utile. Quella è potenza attiva, non è potenza che si palleggia, quella è potenza che va là e si disperde nell'aria come effetto termico. Quindi è sempre meglio, quando possibile, quando la condizione di isolamento lo permette, sempre meglio avere tensioni alte e correnti basse. Ma d'altro canto sapete benissimo perché si fanno le linee di trasmissione in alta e altissima tensione: per avere dei cavi accettabili, se no dovrei mettere dei cavi enormi per gestire quella potenza. Difatti di solito si genera in media tensione, si mettono i trasformatori, si porta in alta e altissima tensione, si trasferisce in alta e altissima tensione e poi si ritrasforma. Però lo faccio perché gestire migliaia di ampere è un conto, gestire centinaia di migliaia di ampere è un altro conto, molto più dispersivo, poi anche l'infrastruttura ne risentirebbe parecchio. Quindi capite bene che quando è possibile alzare la tensione, abbassare la corrente. Però attenzione che poi c'è il problema di isolamento. Ad esempio negli utilizzatori, se io riesco a stare con valori di tensione al di sotto i 50 volt, bassissima tensione, ho tutta una serie di problemi che mi risolvo in termini di sicurezza elettrica, sicurezza attiva e passiva, che sicuramente viene rivisto in qualche altro corso. Sulla corrente, ovviamente, quindi questo vedete, se vado a calcolare l'ampiezza, prima avevo 0,45, adesso 0,9, perché mi trovo esattamente il doppio, quindi questo è sicuramente un vantaggio. E poi per quanto riguarda la corrente il discorso è lo stesso, quindi vado a considerare un valore di corrente, l'ampiezza della corrente è limitata sempre dall'ampiezza della tensione. Allora, questi due convertitori sono i primi convertitori, i primi inverter che vediamo. Questo inverter a mezzo ponte, perché si riferisce alla struttura più comune, che è quella a ponte, inverter a ponte. Sono i due sistemi più semplici che si possono trovare, ovviamente, per la parte di conversione statica, quando devo alimentare dei carichi da C. Vedremo dalla prossima volta, ma comincerete a vedere anche quando lo vedrete durante l'esercitazione. Quello che vedremo la prossima volta sarà questa struttura, che è appunto l'inverter trifase. L'inverter trifase è esattamente, in termini di funzionamento, analogo all'inverter monofase. L'unica differenza è che, anziché avere due rami, avrà tre rami, e nei tre punti, nelle tre tensioni di polo, mi andrò a derivare il carico, ma il comportamento, anche in termini di funzionamento, sarà del tutto analogo all'inverter monofase. La differenza è che dovrò andare a pilotare con gli interruttori, non per avere, anche se voglio imporre un'onda quadra, non c'ho solo una singola onda quadra, dovrò generare tre onde quadre sfasate di 120 gradi. Ma questo vedremo, poi dipenderà dalla tecnica di controllo che andrò a utilizzare per pilotare il produttore. Ci vediamo qua.